Sì, siamo stati lunedì a pranzo insieme con la società, con alcuni con i soci. Siamo stati, devo dire, molto schietti e trasparenti entrambi, e devo dire che loro sono stati, devo dire, molto cordiali. E poi c'è stata questa scelta di Monticciolo, quindi io la rispetto tranquillamente. Cerignola però è una squadra che ha giocato spesso con 5-6 under, è partita tardi, quindi probabilmente c'è bisogno anche di un po' di tempo, anche se devo dire la squadra adesso è ben allestita, quindi è chiaro ci si aspetta qualcosa in più, perché vedere il Cerignola non far gol per diverse partite, al di là della partenza iniziale, ecco, è abbastanza strano. Bitonto, che è una delle squadre che è partita prima di tutte, Casarano stesso, che secondo me è una delle squadre che si è attrezzata meglio e si vede con il tempo pian piano, ecco, sta venendo fuori. Il Bitonto ha avuto momenti, pur avendo un calendario abbastanza, che poteva sembrare abbastanza semplice, però poi si è dimostrato difficile, però tutto sommato pian piano sta reggendo il ritmo. E Taranto, è chiaro, è evidente che il Taranto è una delle squadre meglio attrezzate, quindi sarà un campionato molto combattuto.